una tradizione che qui è ad Acitrezza da tantissimi anni. Ogni anno ad Acitrezza, Borgo sul Mare, frazione di Aci Castello in provincia di Catania, durante le celebrazioni del patrono San Giovanni Battista, si rinnova una ultracentenaria tradizione della pantomima del pesce a mare, upisce a mare, un rito propiziatorio, parodia della pesca del pesce spada, che si effettua da secoli nello stretto di Messina. La pesca del pesce spada rappresenta la continua lotta con gli elementi naturali per sopravvivere, in una terra che come pane ha il pesce. Nel porticciolo cittadino davanti a tantissimi visitatori, Urraisi, colui che dirige la pesca, si avvia ballando sulla spiaggia, vestito con calzoni corti, stracci rossi e gialli e un cappello di paglia. Alcuni pescatori iniziano la cala della barca e danno inizio alla pesca d'upisci, rappresentato da un nuotatore che si immerge nello specchio di acqua teatro della pantomima e si nasconde tra le numerose imbarcazioni. Il Raisi, quando lo avvista, incita i marinai a catturarlo. Dopo vari tentativi il pesce viene preso e levato a bordo, in una grande festa con il suono dei musicanti e le urla di gioia dei marinai. I pescatori tengono il pesce uomo e minacciano di squartarlo con una grande mannaia. Proprio quando i teatranti sono felici per il pescato e pronti a gustare le sue carni prelibate, il pesce riesce a fuggire definitivamente. La pantomima si ripete per 3 volte e il finale è sempre lo stesso, con il pesce che riesce a fuggire. I pescatori in preda allo sconforto capovolgono la barca. Questa festa è considerata una delle manifestazioni popolari più importanti della Sicilia. Nella semplicità della rappresentazione, recitata come già detto da pescatori locali, è presente tutta la profondità del rapporto tra l'uomo e il mare, il pescatore e la preda. La cattura del pesce spada e poi la perdita della preda rappresentano l'alternarsi della ricchezza e della povertà, della felicità e della disperazione, della vita e della morte. Il mare dà, il mare ti leva, il mare non è bello, non è bello. È bello chi lo vede da fuori, ma chi è che deve andare a pescare è brutto. Vanno a pesca di un pesce, il pesce non è pesce, ma un uomo che praticamente che gli scappa da tutte le parti, lo prendono. Poi scappa, poi lo riprendono ancora. Gabriele, a te il compito di fare il pesce. Sì. Ma da quanti anni rivesti questo ruolo? Quest'anno sono 19 anni che faccio il pesce. Ma quindi hai iniziato davvero da piccolo? Avevi 13 anni? 13 anni. Come vengono scelti appunto? È una tradizione, mi è tramandata tra padre e figlio. Prima lo faceva tuo papà, il signor Nicola. Che ora ha preso il posto, diciamo, tagliapesce, capomannano. Cosa significa per voi questa giornata e poi questa rappresentazione? Per me è una cosa bellissima, sia per una cosa tramandata da padre in figlio e poi una cosa che giustamente, essendo del padrone San Giovanni, che noi siamo molto legati, una cosa che viene proprio dentro il cuore. La rappresentazione inizia alle 17.30 tutti gli anni? 17 ogni anno, con la partenza? Con la partenza, o dalla barriera o dalla Munnazzi. E poi tutto si svolge qui, nelle acque? Nello specchio del mare del Scalo Loggi. Abbiamo visto che la pantomima si svolge più volte, ben tre volte. Sì. Quindi un po' è quello che succede tutti i giorni, si cerca il pesce in mare. Sì. E poi alla fine, come si sa, sempre il pesce ha... come si dice? Vince, alla meglio. Alla meglio. E comunque è un buon auspicio per i pescatori di tutti i paesi, soprattutto delle 10 Trezze. Tu cosa fai nella vita?
sono un operaio. Un operaio, ma il tuo rapporto con il mare è molto profondo. Solo perché vivi qui alla Citrezza, sì, ecco, questo borgo è fantastico, in particolare nei mesi estivi. Certo. Cosa significa il mare per voi? Ecco? Qui... è la cosa più bella che c'è. È bello vedere tante persone che vengono proprio per questa giornata ad assistere alla vostra rappresentazione. Sì, 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 bellissimo. Ogni anno dai 2.000 ai 3.000 persone ci vengono a guardare. Anche questa giornata, questa tradizione. Parte come ci avete visto vestiti, diciamo, da marinai, come si vuol dire, con un paio di jeans strappati, come se fossimo le povere gente che va a pesca per andare a raccogliere qualcosa di soldi, ma ogni anno non si raccoglie proprio niente. E questo è il significato, che il discorso del mare. Il mare dà, il mare ti leva, il mare non è bello, non è bello, è bello chi lo vede da fuori, ma chi è che deve andare a pescare è brutto. Si mangia quando non hai fame e si dorme quando non hai sonno. E quindi è una cosa un pochettino... e fino a che si ritorna a casa è una cosa molto bella. Dici, sei senza pesca, sei non hai preso niente, però sei ritornato a casa. Ecco, voi con questa pantomima avete proprio rappresentato il momento della pesca. Esatto, esatto. Che ora questa è tipologia di pesca che si faceva fuori. Ora si fa con la fiocina. Come lo fanno la rappresentazione, ce l'abbiamo noi sullo stretto di Messina anche. Quando entrano in base alla corrente entrano i pesci spade, se voi sapete benissimo ci sono quelli con l'antenna. E questa qua è la mia. Ma principalmente è un auspicio per i pescatori della pesca locale, che possono guadagnare qualcosa e portarlo a casa e dare da mangiare alla famiglia. Ecco, perché il pesce poi alla fine... alla fine scappa sempre. Questa qua è quello là, diciamo, che ho detto prima. Il pesce dà, il mare dà, il mare porta. Noi con questo qua cerchiamo sempre, è un combattimento con il mare, con i pesci che tu devi cercare di portare in barca, ma non si ci riesce sempre. Però ogni anno scappa sempre. Poi alla fine la barca viene fatta capovolgere. Sì, capovolge perché litighiamo noi nella barca, la colpa è tua, la colpa è mia, quindi la colpa me la danno a me perché io non l'ho tagliato bene, non gli ho dato il colpo di grazia, quello io glielo dico a quello là che era sui remi, perché se... arrivava prima in riva, non succede, non poteva succedere, e così, mentre che si litiga, si capovolge la barca e si perde tutto. Sappiamo che ognuno di voi ha un ruolo ben preciso e viene tramandato da generazione in generazione. Lei una volta faceva anche il pesce? Io facevo il pesce, sono stato a Prora, dove diciamo di vedetta, a Prora, che guarda ai raisi, che sono uno che è di fronte e l'altro che è qua, e poi indica al rematore dove dover andare, e io anche cercando di vedere se si può vedere il pesce, di dare una retta, ma principalmente sono i raisi che stanno sul porto e questo sul molocciolo, che ci indicano dove si deve andare, o a Lavanda o a Ponente, la surata che ci indica dove dover andare. Thank you.
Quando si cattura il pesce poi c'è la musica, una festa. È una festa, perché siamo in festa, perché puoi portare, tu pensi di poter portare a casa qualcosa di un guadagno, un qualcosa che tu puoi andare avanti con la vita, perché non è bello ritornare a casa e non hai niente, perché poi tu l'esca la devi andare a pagare, il tempo è che si paga sempre, quindi non guadagni niente, vai solo a perdere. Lei fa il pescatore? Diciamo, lo facevo, ora già sono abbastanza grande. Un mestiere difficile, una professione difficile per il pescatore? Come ho detto prima, il pescatore è difficile, di fatto oggi ragazzi, insomma, non ce ne sono tanti come una volta, che a Cetrezza viveva direttamente dalla pesca. E quindi i ragazzi con le scuole, con le cose, cercano di portare, di andare avanti, non è un mestiere brutto. Ecco, suo figlio infatti non ha seguito la sua professione, fa l'operaio, penso. Sì, lavora a terra, però diciamo l'ho portato io, perché ho il piacere che qualcuno della mia famiglia continua a fare questa tradizione. Io gli dico, è un momento critico, io sono 49 anni e l'ho fatto al momento, perché come ho detto prima c'è stato il discorso che il mare non è sempre bello. Va bene, dai, qua ci sono queste, Io 49 anni fa ho perso il mio zio a mare, non si è ritirato più, per noi e qualcosa lo faceva prima di me, lo faceva anche lui, l'ho voluto proseguirlo, l'ha fatto anche mio padre, l'hanno fatto i miei nonni, insomma qua da Cetrezza bene o male nelle famiglie c'è stato sempre qualcuno che ha fatto questa tradizione, questa pantomima. E quindi si tramanda, anche se possibile, da padre a figlio, dal figlio a padre. E speriamo che si continui, anche che non ci sarò io, non ci sarà mio figlio, però ci saranno gli altri ragazzi che possono portare questa pandemia avanti. E ringraziate il Signore, abbiamo combattuto e di fatto la regione, noi siamo protetti dalla regione, che non ci può essere qualcun altro che può fare la pandomima del pesce a mare, e questa è una vittoria per il paese di Acetrezza. Ma sappiamo da quanto tempo si svolge questa pantomima? Se ne parla da 1700, già parecchio tempo, esattamente non te lo so dire. Da secoli possiamo dire? Sì, sì, almeno, sono 50 anni li faccio solo io. Complimenti. Come prosegue adesso la festa in onore di San Giovanni? Stasera c'è l'uscita alle 7, infatti se rimaniamo qua nella barca rimaniamo solo tre persone, tre ragazzi, specialmente noi che siamo fatti con questa terra rossa, prima andiamo a lavarci a Porto e poi ce ne andiamo a casa, se no le mogli ci buttano fuori. Quindi alle 7 ci sarà la processione? Sì, che fa il giro stasera da questo lato, poi domani sera dall'altra parte, poi stasera ci sono i fuochi, come ci sono i fuochi ora all'uscita, e stasera all'entrata. Domani sera la stessa cosa, però domani sera ci sono fuochi, dovrebbe essere migliore, il finale raccoglie parecchie persone, anzi pensavo che ce n'era di meno, oggi essendo lunedì, un giorno lavorativo, pensavo che ce n'era di meno, invece. Noi le facciamo i nostri complimenti per portare avanti le tradizioni siciliane e ci diamo appuntamento al prossimo anno, sempre qui in questo bellissimo scenario con i faraglioni, e ogni giorno svegliarsi, vedere questo luogo fantastico per voi sicuramente si accende l'anima. Allora, io sono 49 anni, però ogni qualvolta che lo faccio è come se fosse la prima volta, perché lo sentiamo veramente dentro di noi, sentiamo di dover fare questa
questa pantomima. Quindi ci impegna tutti, sia quelli là che sia a mare, sia quelli che sono a terra. Insomma, è un impegno il giorno il 24, il giorno di San Giovanni, un impegno di tutti i sezzoti, dicevo. Anche quelli là che sono esterni, che non hanno, non sono dentro a fare domandine, a cercare. Però loro ci danno la forza anche di poter fare questo. Bene, grazie signor Nicola. Salutiamo gli amici di Bella Sicilia Onda TV qui da Citrezza. Grazie, buon proseguimento grazie di festa. A grazie a voi che ci siete stati.